Basta un sì, e questo è lo slogan scelto dai comitati per il sì in vista del referendum del 4 dicembre che chiamerà gli italiani ad approvare o respingere la riforma costituzionale varata dal Parlamento. Sabato a Nuoro si è tenuto il primo appuntamento cittadino del comitato per il sì, che ha visto la partecipazione di esponenti nazionali del partito. All'evento ospitato nell'auditorium del Museo del Costume sono intervenuti Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, e Luigi Zanda, capogruppo dei senatori democratici. I lavori sono stati coordinati dall'avvocato Priamo Siotto, che ha introdotto anche il tema della riforma costituzionale. In sala, tra gli altri, il senatore Giuseppe Luigi Cucca, l'ex europarlamentare Francesca Barracciu e i consiglieri regionali Franco Sabatini e Daniela Forma. La manifestazione è stata l'occasione per precisare alcuni punti fondamentali delle riforme, secondo i sostenitori del sì. Viene eliminato il bicameralismo perfetto, rendendo il processo legislativo più rapido. Vengono tagliati i costi della politica con la riduzione del numero di senatori di 215 unità. Viene modificato il rapporto Stato-Regione con un ritorno alla gestione centralizzata di alcune materie che la riforma del 2001 aveva delegato alle regioni. Questo eliminerà buona parte del contenzioso. Il Senato diventa una sorta di Camera delle Autonomie in cui siederanno sindaci e consiglieri regionali. Il referendum è un appuntamento che sta dividendo l'Italia con schieramenti trasversali allo stesso PD che esprime il Premier Matteo Renzi che la riforma l'ha fortemente voluta. Sul fronte del no ci sono tutti i partiti di opposizione, dal Movimento 5 Stelle a Forza Italia, da Fratelli d'Italia alla Sinistra Italiana, alla minoranza del PD. Uno schieramento che al di là dei contenuti della riforma in questione punta al referendum per dare una spallata al Premier.